Questo programma è realizzato in collaborazione con Enimont. Comunica tramite Marzio per dirmi se sono in onda. Amici del Grande Basket, benvenuti al Palazzo dello Sport di Pesaro, quinta gara di ritorno del massimo campionato di basket di Serie A1. La Scavolini di Pesaro affronta una delle più accreditate rivali per la disputa finale allo scudetto 1990, la Scavolini contro l'Enimont di Livorno, squadra ex vice campione d'Italia, visto che, come sapete tutti benissimo, lo scorso anno si è fatta battere in finale in maniera quantomeno rocambolesca dalla Philips di Milano. E proprio a proposito della Philips di Milano, la regia ogni tanto inquadrerà uno striscione che è proprio alla Philips di Milano e alle sue sorti in questa edizione di Coppa dei Campioni, è stata rivolta dal pubblico pesarese. Ecco, il riferimento è proprio qua, vedete lo striscione che campeggia a metà del campo mentre la Scavolini sta per attorniarsi al centrocampo. Una grossa novità, esordisce davanti al suo pubblico, ma già sabato scorso ha esordito ad Esio, Kelvin Upshaw. Vedete, è proprio adesso salutato da Fantozzi. Kelvin Upshaw, un ragazzo di Chicago di 27 anni, ha fatto della gavetta nella CBA e ultimamente ha giocato nei Boston Celtics nell'NBA e il suo esordio davanti al suo pubblico. Sapete che Kelvin Upshaw prenderà pro tempore il posto di Darvin Cook, che è ancora dolorante. Nel frattempo Darren Day va subito al tiro, trova il canestro, trova anche il fallo di Andrea Forti, e per Darren Day è il primo canestro. Canto a me c'è Riccardo Badioli. Riccardo, quali saranno i temi tattici della partita? Temi tattici, sai, sono due squadre che giocano, che prediligono ambedue il gioco in velocità, per cui sai, vincerà penso chi riuscirà a difendere un pochettino meglio e soprattutto chi riuscirà come sempre a imporre il proprio gioco. Certo, bisognerà stare molto attenti a contenere il loro gioco in velocità, perché Livorno si sa che è una delle prime squadre in Italia in questa speciale situazione di gioco, per cui ripeto, penso che la chiave del gioco sia qui. Comunque tra Pesaro e Livorno abbiamo assistito negli ultimi anni sempre a match molto belli, molto vibranti, esaltanti e giocati soprattutto in grande velocità, anche se le due panchine, sapete, sono cambiate. Ovviamente nella Scavolini c'è Sergio Scariolo e nella Enimont Livorno c'è Andy Russo. Comunque le chiavi di gioco delle due squadre non sono cambiate in maniera particolare. Nel frattempo c'è il fallo di Wendell Alexis su Darren Day, che ha sbagliato in precedenza il tiro libero, mentre in precedenza aveva impattato le sorti dell'incontro Binion, quindi 2-2 dopo 19 secondi di partita. Darren Day, primo libero, va dentro, terzo punto per lui. Manca dirlo, tutto esaurito al Palazzo dello Sport di Pesaro. Gara molto molto attesa. Darren Day nel frattempo sbaglia il secondo libero. Vi ricordo che all'andata la Scavolini vinse al Palasport di Livorno al termine di una gara vibrante di appena due punti, 96-94, con la palla che nell'ultima azione morì nelle mani dei giocatori labronici. Nel frattempo Kelvin Upshaw recupera un pallone, si lancia in contropiede, su di lui arriva da dietro Carrera e mette il pallone fuori. Ecco l'inquadratura per il 27enne di Chicago, Kelvin Upshaw. Rimessa per la Scavolini, Upshaw subito al tiro da tre punti, sbaglia ma c'è il fallo su di lui di Sandro Fantozzi e ci saranno tre tiri liberi per Kelvin Upshaw. Primo fallo per Alessandro Fantozzi. Kelvin Upshaw ha detto che nella sua vita sempre ha esordito più di una volta e quindi ha detto che probabilmente non sentirà l'emozione di questa partita. Per il momento ha iniziato
nel primo minuto con una palla rubata e un fallo subito da Fantozzi. Upshow mette il primo libero, mette anche il secondo e ce ne sarà un terzo. Walter Magnifico a Doni Buonconto stava andando a correggere a canestro, rischiando di invalidare il libero che poi Kelvin Upshow trasforma anche nella terza occasione. 6-2 per la Scavolini. Pallone per Alexis che tira, esce benissimo da un blocco e mette dentro. Primo canestro per Wendell Alexis. Pallone per la Scavolini in attacco. In pivot basso c'è Walter Magnifico, bello il suo gancio, sbagliato il tiro. Arriva Costa a lottare come un leone su di lui, però alla fine recupera Joe Bignon, resta a terra Ario, speriamo non sia niente. Pallone per Bignon che scivola, gli ruba la palla Magnifico. Kelvin Upshow lancia in contropiede, Ario Costa che arriva a schiacciare. Ario Costa era rimasto nella zona d'attacco della Scavolini. Alla fine la cosa gli è tornata bene, si è trovato praticamente già lanciato sul recupero difensivo della Scavolini. 8-4 per i pesaresi. La Scavolini sta accennando un pressing a tutto campo, sta cercando di mettere grossa pressione su Fantozzi con il nostro piccolo, diciamo, Ascio. Vediamo, sta pressando appunto al numero 10 livornese a tutto campo, cercando appunto di metterlo in difficoltà, anche perché sappiamo benissimo, esatto, che Fantozzi è la fonte del gioco labronico. Ecco Bignon per Fantozzi alla bomba e mette dentro, prima bomba messa a segno nel corso della partita, la mette dentro Alessandro Fantozzi. Pallone per Walter Magnifico, si gira su Carrera, va a trovare un grande canestro, prima realizzazione per Walter Magnifico. 10-7 per la Scavolini. Fantozzi, pallone per Bignon che arriva a rimorchio e va in semigancio a realizzare. 4 punti per Joe Bignon, 10-9 come vedete la immagine fissata sul tabellone. Parecchi giocatori nel corso di questi primi due minuti hanno già scivolato sul terreno di gioco, speriamo non sia un problema per questa partita. Nel frattempo avete visto la bomba di Kelvin Upshow che sabato scorso ad Esio nel suo esordio ha segnato 14 punti, esordendo in maniera discreta. Nel frattempo Forti mette dentro il suo primo canestro della partita. Gracis prende d'infilata la difesa labronica e Baldi di Napoli fischia un fallo al giocatore che era su di lui in marcatura. Vediamo Montella quale giocatore indica, il 20, secondo fallo per Andrea Forti. Come era nella premessa, partita che è giocata dalle squadre fino a questo momento ad una velocità supersonica, molto bella da vedere, molto vibrante. Nel frattempo Andrea Gracis mette un canestro da due punti, pochi centimetri, forse millimetri, sarebbe stata una bomba. Comunque il più 4 per la Scavolini, 15-11, si gioca da 2 minuti e 45 secondi questa gara valida come quinta di ritorno del massimo campionato italiano di basket. Alexis esce da un blocco e mette dentro il pallone, per lui il quarto punto. Partita bellissima, sta mantenendo fede alle aspettative. Proprio Pesaro e Livorno negli ultimi anni hanno espresso il gioco più bello nella massima serie. Nel frattempo Darren Day riesce a farsi commettere ancora un fallo dal suo avversario Joe Bignon. Vedete l'arbitro napoletano Montebaldi segnalare il fallo di Bignon, primo fallo, e Darren Keith Day va in lunetta per due tiri liberi a sua disposizione. 3 punti per Darren fino a questo momento. Quarto punto, altro libero per lui, l'arbitro napoletano Baldi gli consegna la sfera. Baldi e Montella sono la prima volta che arbitrano la Scavolini in questa stagione. Quinto punto per Darren Day, 17-13 per la Scavolini. Frastuono al Palazzo dello Sport di Pesaro, vedete il primo piano di Sandro Fantozzi seguito da Kelvin Upshow. I due numeri 10 si fronteggiano a centrocampo, pallone per Joe Bignon, per Fantozzi ancora. Blocco di Carrera, vediamo se Fantozzi ne approfitta, sciabola il pallone dall'altra parte per Joe Bignon. Vedete l'inquadratura da dietro, Ario Costa non gli lascia un centimetro, poi Bignon scarica bene per Carrera che mette il suo primo canestro. 17-15 per la Scavolini. Darren Day prende d'infilata la difesa labronica, sbaglia, il pallone lo beffa, il rimbalzo di Bignon per Fantozzi subito. Di gran carriera si inoltra, subisce il fallo di Upshow. Per Kelvin il primo fallo,
palla per Fantozzi, subito al tiro da tre punti, sbaglia sul pallone che schizza lungo, il più veloce è Carrera, pallone ancora per Fantozzi che sbaglia di nuovo, rimbalzo alla fine di Alexis che mette dentro il canestro dopo una canita lotta sotto la plancia difensiva della Scavolini e della parità, 17-17, Gracis subito da tre, mette la bomba, Gracis 5 punti, seconda bomba per la Scavolini, una Gracis e una Upshow, mentre nella Enimont ha messo un tiro da oltre 6-25 Fantozzi. Pallone per Wendell Alexis, Fantozzi, Forti, Binion, in pivot basso Binion cerca di girarsi, passa attorno a Dario Costa, riesce con un buon movimento a mettere il suo sesto punto, 20 Scavolini, 19 Enimont, Upshow tira subito e segna, Calvin Upshow, ottavo punto. Riccardo Baglioli, mi sembra che Upshow abbia iniziato col piede giusto questo incontro. Sì, sta giocando diciamo proprio come con il ritmo dell'NBA, pochi passaggi soprattutto buoni, tiro immediato quando c'è la possibilità di essere in buone posizioni per fare diciamo un tiro ad alta percentuale. Vedete l'inquadratura su Walter Magnifico che ha commesso un fallo su Wendell Alexis. Ecco l'inquadratura per il Colored dell'Enimont Livorno, mette dentro il primo libero, settimo punto per lui, sempre etichettato come l'ex Real Madrid, ma ormai sono passati tanti anni, non è più nemmeno il caso di continuare ad usare questa etichetta. Wendell Alexis ormai si è integrato perfettamente nel modulo della Enimont ed è certamente uno dei giocatori più forti che il campionato italiano possa mettere in mostra. Pallone per Darren Day, per Walter Magnifico che spinge su Carrera, a mio avviso giusta la rilevazione arbitrale, Montella ha visto la spinta di Walter Magnifico su Carrera che stava tentando di anticipare il campione di San Severo, la palla torna ai Labronici, Alessandro Fantozzi nel cerchio di centrocampo, come vedete dalla nostra inquadratura in primo piano, i cameraman che Galassia TV quest'oggi mette in mostra sono Oscar Gabbani e Fabrizio Dubini dall'alto e da sotto il canestro Marzio Bertuccioli. Nel frattempo Forti riesce da sotto a mettere il suo quarto punto. La regia come di consueto di Paolo Giuliante, mentre chi vi parla dal Palasport di Pesaro è Michele Zavagnini. Mentre a scivolamento a canestro Darren Day realizza, ma Baldi aveva fischiato in precedenza fallo di Wendell Alexis, secondo fallo. Rimessa in zona offensiva per la Scavolini, va ad effettuarla come di consueto Darren Day, pallone per Upshow, per Darren Day che converge al centro, va al tiro, sbaglia, rimbalzo d'attacco di Magnifico che deposita il suo quarto punto, 24-23 per la Scavolini. Scavolini che come quasi sempre accade si posiziona in individuale sugli avversari. Sì, sì, Scavolini oramai questa qui è la sua difesa diciamo principale, però purtroppo Scavolini oggi sta concedendo molti rimbalzi in attacco e facili, di conseguenza facili conclusioni da sotto canestro, sicuramente dovrà migliorare su questo fondamentale oggi. Nel frattempo Walter Magnifico viene fermato in maniera fallosa da Flavio Carrera e andrà lo stesso Walter Magnifico che aveva effettuato un ottimo movimento offensivo in lunetta per due tiri liberi per lui. Nel frattempo c'è il minuto di sospensione chiesto da Sergio Scariolo, allenatore capo della Scavolini, sul 24 Scavolini 25 Enimont, che tocca il suo primo vantaggio nella partita, siamo a 13-33 dal termine del primo tempo. Sia la Scavolini che l'Enimont vengono da due vittorie fuori casa, la Scavolini ha vinto con una facilità disarmante ad Esio contro la più che Cenerentola del campionato, mentre l'Enimont di Livorno ha vinto
una partita al Palaverde di Treviso con una Benetton che comunque già a Pesaro avevamo visto del tutto demotivata e fuori condizioni. Sia la Scavolini che l'Enimont nel mercoledì internazionale hanno giocato con opposti risultati, la Scavolini vincendo una partita molto bella, molto caparbia, molto lottata ad Ortezze, mentre l'Enimont si è buscata una sonora sconfitta a Cholet in Francia di 23 punti, e mentre la Scavolini ha ormai assicurato la via per i quarti di finale, l'Enimont invece sembra avere dei problemi per la qualificazione. Nel frattempo c'è stata una fischio arbitrale abbastanza poco capito, si può dire. Comunque Baldi dice di aver visto tutto benissimo e dare il fallo ad Andrea Gracis. È stata un'azione tutto sommato confusa, comunque la palla resta alla Enimont di Livorno. Pallone per Joe Binion. Fantozzi in pivot basso riceve Carrera, cerca di girarsi su Magnifico, bel movimento e canestro, e per Carrera il quarto punto, e l'Enimont torna avanti di nuovo 27 a 26, 13 minuti al termine del primo tempo. Pallone da Kelvin Upshaw per Darren Day, si fa vedere Walter Magnifico dentro, riceve Gracis per Darren Day, dentro si fa vedere Ario Costa e si gira splendidamente, va al tiro, sbaglia però la conclusione, recupera il rimbalzo Carrera per Binion, per Fantozzi che prende d'infilata la difesa della Scavolini, tira Binion, sbaglia, recupera lui stesso il rimbalzo e mette il suo ottavo punto. Kelvin Upshaw, Lenny Monte, mediante l'ordine di Andy Russo si schiera come vedete a zona 2-3, palla per Magnifico che tira dalla media e trova il canestro, ottavo punto per Walter Magnifico. Partita battagliata, molto lottata gagliardamente dalle due formazioni, questo si sapeva comunque in anticipo. Palla da Fantozzi a Binion, passi di partenza, Binion nettissima infrazione di passi di partenza, cambio sia nell'Enimont che nella Scavolini. Nell'Enimont va il numero 13 Simone Lottici e viene richiamato Andrea Forti, nella Scavolini esce Ario Costa ed entra Sandro Boni. Palla per Kelvin Upshaw da Chicago, Darren Day, Gracis in pivot basso Magnifico, Day non lo serve in maniera congrua, anticipa il tutto Joe Binion e poi ruba il pallone, bellissimo Kelvin Upshaw, contropiede Kelvin Upshaw, al tiro segna, bella incursione, buona idea di Kelvin Upshaw, recupera il pallone in difesa e poi si lancia a segnare il suo decimo punto, e Kelvin Upshaw con questo diventa il miglior realizzatore dell'incontro. Niente male questo motorino preso dalla Scavolini al posto di Darwin Cook per alcune settimane, come sapete tutti benissimo, in attesa che Darwin si rimetta. Pallone per Kelvin Upshaw, per Darren che arriva a rimorchio e deposita. Contropiede fulminante della Scavolini orchestrato da Kelvin Upshaw per Darren Day che va a depositare. Più 3 per la Scavolini, 32 a 29, bellissima partita. Pallone per Lottici a Joe Binion, cade a terra Fantozzi seguito da Upshaw, pallone per Alexis che trova una buona conclusione dai 3 metri e per Alexis è il 12° punto, miglior realizzatore dell'incontro. Vedete l'inquadratura per l'arbitro napoletano Renato Baldi, permette all'inserviente del Palasport di asciugare il campo nella zona in cui Upshaw e Fantozzi erano caduti sul parquet. 32-31 per la Scavolini, partita come vedete con prevalenza degli attacchi sulle difese. Pallone di Upshaw dentro per Magnifico, ben servito, Walter si gira splendidamente e segna il suo decimo punto, vedete il campione di San Severo mentre torna in zona difensiva. 34-31 per la Scavolini. Fantozzi, Binion, Lottici esce da un blocco, viene servito Fantozzi, su di lui c'è Darren Day, Fantozzi finta il tiro, poi va in penetrazione e trova un bel canestro, si è avventurato Fantozzi, ha trovato un bel canestro, Kelvin Upshaw finta da tre, serve Magnifico che tira da sotto e sbaglia ma subisce il fallo del numero 14 Flavio Carrera, secondo fallo per Carrera. Mentre c'è un cambio,
sia nella Scavolini che nella Enimont. Nella Scavolini esce Gracias ed entra Boesso, nell'Enimont esce Binion ed entra il numero 7 Alberto Tonut. Botta e risposta tra i due allenatori, Riccardo. Sì, sì, stanno cercando un pochettino di mischiare le carte, di dare riposo, diciamo, agli uomini anche importanti, perché Binion fino adesso ha disputato una gran partita, soprattutto in attacco, per cui cercano praticamente di gestire un po' la panchina e tutti i giocatori. Simone Lotti ci porta palla. Flavio Carrera, Alberto Tonut, Simone Lottici, su di lui punta Paolo Boesso, pallone per Tonut che va in penetrazione, segna e subisce il fallo di Magnifico. Tonut, canestro valido, Magnifico, terzo fallo se non vado errato per Walter Magnifico. Cambio nella Scavolini e giustamente Sergio Scaglioli corre ai ripari, richiama Walter Magnifico che commette il suo terzo fallo dopo 10 minuti esatti di incontro. Arriva sul rettangolo, vedete l'inquadrato Ario Costa. Ario Costa, uno dei protagonisti del grande Scavolini di mercoledì ad Ortezza. Lunetta Alberto Tonut, possibile azione da tre punti per lui, vediamo se va questo libero. No, esce, pallone fuori, rimessa a Scavolini. 35 pari tra le due formazioni, 9 e 51 al termine del primo tempo. Darren Day, su di lui Lottici, pallone per Upshow, Paolo Boesso, Sandro Boni, si gira bene, va a tirare da sotto, forza al tiro, sbaglia, forza al tiro nel senso che ha tirato troppo forte, non so se è corretto dire forza al tiro. Comunque in attacco va subito l'Enimont con Fantozzi che subisce il fallo di Boesso. Primo fallo per Paolo Boesso, peccato per la Scavolini. Sandro Boni ha sbagliato un rigore da sotto, un canestro praticamente già fatto. Rimessa per Alexis Fantozzi, distrazione nell'attacco dell'Enimont. Fantozzi seduce Upshow, blocco in favore di Fantozzi di Binion, poi Binion riceve e va a segnare dalla lunetta e torna in vantaggio l'Enimont di due punti, 37 a 35. Kelvin Upshow, Darren Day per Boni. Boni cerca di avvicinarsi al canestro guadagnando centimetro su centimetro, poi subisce la stoppata di Alexis, ma la palla è ancora della Scavolini. Boesso subisce il fallo di Lottici. Primo fallo per Simone Lottici. Vedete Paolo Boesso e Renato Baldi, l'arbitro di Napoli, che parlamentano all'altezza della lunetta, e c'è Paolo Boesso che ha due tiri liberi a sua disposizione. Possibilità di pareggiare per la Scavolini se Boesso mette due liberi, ma c'è un 1 più 1 per Boesso, scusate. Silenzio di tomba al Palasport di Pesaro per favorire la concentrazione dell'ex Annabella Pavia. Mette il primo libero Boesso, anche lui artefice della vittoria della Scavolini a Ortezze con una prestazione gagliarda e 20 punti segnati. Sbaglia il secondo libero Boesso, non c'è l'aggancio, quindi per il momento 37 a 36 per l'Enimont. Simone Lottici chiama lo schema numero 4, su di lui si posiziona subito Boesso, in individuale la Scavolini, blocco di Binion per Fantozzi, ma anticipa splendidamente Costa su Binion, pallone per Darren Day, Scavolini può velocizzare l'azione, pallone per Costa che tira da sotto e realizza, quarto punto per Ario. E la Scavolini supera di nuovo alla squadra labronica, 38 a 37, partita tirata, tiratissima, punto a punto, molto bella. Simone Lottici per Binion, per Wendell Alexis che esce da un blocco, lo serve Day. Tonut cerca di scivolare a canestro, seguito da Sandro Boni che gli commette fallo facendo sporgere troppo evidentemente il ginocchio lungo la linea di fondo. E per Sandro Tonut c'è l'1 più 1 a disposizione. Ecco Alberto Tonut, 28 anni, ala, 2 metri e 0,1. Mettere il primo libero. Terzo punto. An-
Ancora riquadratura per Tonutte che segna anche questo libero, quarto punto, 39 Enimon, 38 Scavolini, 8 e 12 al termine del primo tempo. Kelvin Upshaw, Boesso, Day per Upshaw che può tirare da tre, segna! Altra bomba per Kelvin Upshaw, 13 punti, miglior realizzatore dell'incontro. Binion realizza. Binion 12, scusate, era Alexis, scusate, 14 punti. Boesso, 41 pari tra le due formazioni, 7-40 al termine del primo tempo. Darren Day, potrebbe servire Upshaw che va di nuovo da tre e sbaglia questa volta, fischio di Baldi, fallo in attacco di Boni. Secondo fallo per Sandro Boni. Sia la Scavolini che l'Enimont hanno terminato la franchigia e quindi ci saranno i liberi per l'Enimont. Esce Sandro Boni e vai sul rettangolo di gioco per la prima volta nell'incontro Domenico Zampolini, eccolo inquadrato, mentre è pronto in lunetta il numero 12 Wendell Alexis, 26 anni, 2 metri e 0,4. Fino a questo momento ha segnato 14 punti, diventano 15. Ottimo il suo apporto alla sua squadra in questo incontro fino a questo momento. Ancora l'inquadratura per Wendell Alexis che mette anche questo, 16° punto. Riporta più due l'Enimont. Upshaw, Boesso, Day. Day su di lui c'è Fantozzi, Day va al tiro, sbaglia, il pallone schizza nella zona dove lotta Costa ma non recupera il pallone, ancora la palla è per i livornesi con Tonut che converge e commette fallo su di lui. Scusate, Domenico Zampolini, primo fallo per Zampo. Situazione falli nella Scavolini, tre falli magnifico che adesso in panchina, due Boni e tutti gli altri un fallo, mentre nell'Enimont due Alexis, due Carrera e due Forti. Mentre in lunetta vedete di nuovo Alberto Tonut che sbaglia, rimbalzo di Costa per Darren Day, si gioca subito quindi. Darren Day punta su Lottis, forse c'era fallo del numero 13 dell'Enimont, bellissimo il pallone per Zampolini che sbaglia ma recupera, Zampolini al tiro da sotto, sbaglia ancora, poi recupera ancora la Scavolini e forse su Zampolini c'era fallo. Boesso al tiro da tre, segna, bomba importantissima per Paolo Boesso, è la quarta bomba della Scavolini e Boesso con questa realizzazione da oltre la linea riporta a più uno la Scavolini, 44 a 43, minuto di sospensione. Riccardo Baglioli alla luce del punteggio, 7 minuti dal termine, già 44-43, quindi punteggio altissimo, verrebbe da dire prevalenza degli attacchi sulle difese, si dice sempre così. Senz'altro, questo qui è verissimo, tutte e due le squadre stanno sicuramente giocando meglio in attacco che in difesa, anche se nelle ultime azioni Livorno ha un pochettino tenuto lontano dal canestro la Scavolini con quella zona abbastanza fastidiosa. E adesso su Fantozzi che scarica al 90%, era infrazione di 3 secondi, l'arbitro non fischiano, Tonut realizza, c'è sempre una notevole incongruenza nel fischiare i 3 secondi da parte degli arbitri, almeno l'80% delle coppie arbitrali in questo caso avrebbero fischiato 3 secondi, Baldi e Montella no, comunque Ario Costa dal pivot basso si gira e segna il suo 6° punto. E torna il vantaggio della Scavolini, ma di un punto solo, 46 a 45, partita che continua a restare bellissima ed elettrizzante, vedete le due formazioni continuano a alternarsi alla guida nel punteggio, Fantozzi 7° punto, Zampolini, Ario Costa arriva a rimorchio, fallo netto di Lottici su di lui. Secondo fallo per Simone Lottici,
Dario Costa che si aggira nella zona della lunetta impaziente di effettuare i due tiri liberi a sua disposizione. Dario Costa 6 punti fino a questo momento. E sbaglia il primo libero Costa. E sbaglia anche il secondo, poi sul pallone lotta Zampolini assieme a Binion, la palla resta ai giallo-blu notte dell'Enimont. Simone Lottici, utilizzato moltissimo fino a questo momento da Russo in posizione di playmaker, questo permette a Fantozzi di scorazzare in posizione di guardia. Fantozzi sbaglia, rimbalzo recuperato da, più che altro schiaffeggiato da Costa per Gracias. Darren Day si inoltra, subisce il fallo di Tonut. Primo fallo per Alberto Tonut, vedete che sportivamente aiuta Darren Day a rialzarsi. Darren Day avrà due tiri liberi a sua disposizione. Vedete l'inquadratura, è greo di questo fallo Tonut. E Lunetta c'è già pronto, Darren fino a questo momento 7 punti. Diventano 8. Riporta di nuovo il sort in perfetta parità, 47 a 47. Corre il cerbiato di De Moine in lunetta. E va dentro, per lui il nono punto. Più uno Scavolini, 48 a 47, 5 minuti e 25 al termine del primo tempo. Fantozzi invita Lottici a restare nella sua posizione, porta Fantozzi il pallone, quindi scarica per Tonut che scarica dentro a Binion, stoppato in maniera fallosa, dice Montella, da Ario Costa. Vedete il gesto di stizza di Ario Costa che commette il suo secondo fallo. Non c'è mai stato del buon feeling tra gli arbitri e Costa in questa occasione. Ancora una volta ci permettiamo di rilevare il probabile 3 secondi di Binion, e comunque stiamo sempre nell'ambito della probabilità. Binion nel frattempo mette il suo 11° punto, diventano 12 e riporta più uno l'Enimont. Continua altalena nel punteggio, avanti prima una squadra e poi l'altra. Darren Day, vediamo se ancora una volta riesce il sorpasso ai biancorossi. Darren Day si gira, tipica la sua azione, poi sul pallone va Zampolini, dice Montella, che tocca lo stesso giocatore di Spoleto per ultimo. Sinceramente era molto confusa l'azione, sono andati Zampolini e un livornese sul pallone. Comunque sta di fatto che la rimessa viene assegnata ai Labronici. Simone Lottici, Fantozzi richiamato in panchina, Lottici, quindi a lui lo scettro dell'azione offensiva dell'Enimont. Fischio ancora di Montella da Napoli, fallo di Zampolini su Tonut. Per Zampolini il secondo fallo. Ironico applauso del pubblico pesarese all'indirizzo di Montella. Comunque in lunetta c'è Tonut che realizza il primo libero, 7° punto per Tonut. Ecco inquadrato ancora Tonut. Corto questo suo libero, rimbalzo di Zampolini per Gracis. Tornato a prendere il posto di Upshow in cabina di regia. Pallone per Boes, vediamo se tenta ancora la bomba. Va in penetrazione, subisce il fallo di Tonut. Secondo fallo per Tonut. Per quanto riguarda il computo dei falli, gli arbitri hanno fischiato 12 falli alla Scavolini e 12 falli all'Enimont, 24 falli fischiati in 15 minuti di gioco, non è male mi sembra. Frattempo Boesso 5° punto. Boesso un altro libero, mette dentro anche questo l'ex Annabella Pavia, parità perfetta di nuovo, 50 a 50. Lottici, Binion, Lottici,
Vedete Carrera sale ad effettuare un blocco in favore di Lottici che svaria dall'altra parte del campo in favore di Binion, mentre Andy Russo segue con apprensione l'azione offensiva della sua squadra. Montella interviene di nuovo, fallo di Zampolini su Binion, per Zampolini è il terzo fallo. C'erano dei contatti vistosi tra Zampolini e Binion. Binion spingeva, Zampolini faceva altrettanto. In questo caso ancora una volta l'arbitro ha dato ragione all'attaccante. Binion mette il suo 13° punto, sbaglia il secondo libero, rimbalzo di Costa, più uno per Lenimont, 51-50. Gracis, Dei, Zampolini, Gracis, Boesso, pallone per Zampolini, per Boesso ancora, Tonut non gli lascia lo spazio per il tiro da tre, allora prende coraggio Boesso e va in penetrazione con la difesa schierata, va a mettere il suo 8° punto. Come di consueto molto concreto, molto corposo l'apporto di Boesso sia in difesa che in attacco. Più uno nuovamente per la Scavolini, primo tempo splendido, pallone di Carrera che gira due volte, poi alla fine va a trovare il canestro, 6° punto per Carrera. Mi era sembrato che Carrera avesse mosso il piede perno e anche Pibulocco protesta per l'infrazione di Passi. Comunque Zampolini, Passi adesso fischiato a Zampolini, Passi a Zampolini, e c'è il cambio per la Scavolini e dovrebbe esserci anche un minuto di sospensione, vediamo. La Scavolini rientra Boni ed esce Zampolini, che mentre esce fa sapere qualcosa all'arbitro napoletano Montella sul suo stato d'animo. Riprende la partita con la rimessa per Lenimont. Fantozzi. Partita che si mantiene su livelli tecnici e tattici altissimi. Fantozzi, buona la sua penetrazione, sbaglia però il tiro, recupera Derenday. Contro di lui c'è Forti, Derenday caracolla, segna e subisce il fallo di Alexis. Derenday 11 punti. E per Alexis è il terzo fallo. Ho perso il conto, Riccardo Baglioli, dei falli fischiati, ma mi sembra che Baldi e Montella stiano fischiando come vaporiere. Sì, adesso così, volendola buttare anche un po' sullo scherzo, mi pare che Montella abbia aperto proprio un conto con Domenico, con Zampolini, perché tutte le ultime azioni che hanno visto la Scavolini in attacco, in difesa, Montella ha sempre penalizzato il lavoro che stava facendo in attacco o in difesa di Domenico. Chiaramente è una battuta solamente ironica. Darrendei, azione da tre punti, realizza anche il libero aggiuntivo, più due per la Scavolini. Fantozzi, Forti converge, scarica bene per Binion che realizza da sotto, 15 punti per Joe Binion. Parità perfetta di nuovo tra le due formazioni, 55-55. Primo tempo stellare, Sandro Boni, Derenday, Paolo Boesso al tiro da tre punti, sbaglia, tiro lungo, sul pallone va Forti che apre subito per Fantozzi. La difesa della Scavolini è già schierata, Fantozzi cerca di rubare il tempo alla Scavolini, si fa rubare invece il pallone lui. Palla da Boesso a Dei che da sotto va a realizzare il suo 14° punto, 57 Scavolini, 55 Enimont. Due minuti al termine del primo tempo, Forti in posizione di playmaker, su di lui Boesso, pallone in pivot basso a Binion che si gira su Costa e trova un grande canestro. Joe Binion, 17 punti. Gracis, Lenimont accenna una zona 2-3, poi si scompone subito in individuale. Boni dentro per Boesso che passa sotto il canestro, non riesce a comporsi per il tiro. Boesso per Costa che va dalla lunetta, sbaglia sul rimbalzo, lotta Boni ma alla meglio Lenimont con Binion che si inoltra, serve Tonut che sbaglia, rimbalzo di Boni per Boesso, in attacco c'è solamente Dei, vediamo Boesso, va in penetrazione, si fa rubare il pallone ma c'è Gracis, confusa azione offensiva della Scavolini. Boesso al tiro da tre e sbaglia, sul rimbalzo va Carrera per Fantozzi che va in penetrazione, trova un grande canestro. Complimenti a Fantozzi, nono punto.
Siamo nell'ultimo minuto di primo tempo, 2 punti di vantaggio Enimon, 59-57. 45 secondi dal termine, Dei pasticcia col pallone, va in contropiede Forti che realizza, e per Forti è il 6° punto ed è il +4 per l'Enimont. 37 secondi al termine del primo tempo. Gracis, vedete la zona dell'Enimont 2-3 con davanti Forti e Fantozzi, pallone a Dario Costa dentro, gli ruba la palla poi la difesa dell'Enimont. 20 secondi al termine, Andy Russo probabilmente, ecco, indica a Fantozzi di tenere il pallone fino al termine. L'Enimont può effettivamente manovrare fino all'arrivo della sirena. 5 secondi al termine, Fantozzi va subito al tiro, sbaglia. 2 secondi al termine, Costa lancia lungo e arriva la sirena che pone sospensione alle ostilità. Primo tempo che si chiude con l'Enimont avanti di 4 punti. Primo tempo splendido giocato ai 100 all'ora dalle due formazioni. Guardiamo i tabellini prima di sospendere la cronaca. Scavolini, Gracis 5, Magnifico 11, Dei 14, Upshow 13, Costa 6, Boesso 8, per l'Enimont Livorno Fantozzi 9, Alexis 16, Carrera 6, Binion 17, Forti 6 e Tonut 7. Ci sentiamo tra pochi istanti, ripeto, il finale del primo tempo, Enimont 61, Scavolini 57, a sentirci tra pochissimo. Ecco, le squadre si danno appuntamento a centrocampo per l'inizio del secondo tempo. Primo tempo, Enimont avanti di 4 punti, 61 a 57. Stanno per saltare Costa per la Scavolini e Binion per l'Enimont. Salta più in alto Binion, ma salta anche troppo presto Binion, e allora la palla sarà per la Scavolini. Nel corso del primo tempo gli arbitri hanno fischiato in totale 26 falli. Equamente diviso tra le due squadre, quindi 13 falli alla Scavolini e 13 alla Enimont. Hanno adottato questo metro evidentemente per tenere la partita nelle mani, fischiando praticamente tutto quello che succedeva. Nel frattempo Upshow in maniera rocambolesca recupera il pallone in difesa su Fantozzi, palla per Upshow che va al tiro da 3, corto, rimbalzo è dell'Enimont per Fantozzi. Fantozzi per Forti al tiro da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Costa per Upshow. Vediamo, la difesa dell'Enimont è schierata sulla sinistra per Gracis, splendido il pallone per Magnifico. 13° punto di Walter Magnifico. Andy Russo, coach dell'Enimont, si dispera perché la sua squadra evidentemente è schierata, non si è composta sulla penetrazione di Magnifico. +2 Enimont, Fantozzi, Forti. In pivot basso Binion, la palla invece sciabolata in cabina di regia per Fantozzi. Ah, Carrera, bello il suo movimento, è buono il canestro. Carrera, 8° punto. Ecco Carrera mentre torna in zona difensiva. Kelvin Upshow prende d'infilata la difesa del Livorno e va a segnare il suo 15° punto. Notevole la prestazione di Kelvin Upshow fino a questo momento. Fantozzi, Carrera, buona la difesa della Scavolini, sta chiudendo su tutti gli avversari. Costa sta tenendo lontano dal canestro Binion, palla per Carrera che cerca di girarsi, infrazione di 3 secondi a Binion. Alla fine Montella fischia i 3 secondi a Binion, nello stesso momento Montella invita Carrera a lasciare il pallone appena l'arbitro fischia. Vedete Sergio Scariolo, head coach della Scavolini, indica lo schema 4 d'attacco per Kelvin Upshow. Vediamo Gracis, fischia Montella, poi vedete Andy Russo si dispera perché ha visto il pallone messo fuori da Gracis, ma la palla era della Scavolini, aveva già fischiato Montella il pallone per i biancorossi. Darren Dei per Magnifico, molto alto, da questi a Kelvin Upshow da Chicago. Darren Dei, no, il pallone viene anticipato da Carrera su Magnifico. Fantozzi lungo per Binion che mette il suo 19° punto, miglior realizzatore dell'incontro. Joe Binion sta giocando una grande partita offensiva e niente male difensiva su Costa. Nel frattempo Magnifico riesce a mantenere il possesso della palla, ma Fantozzi anticipa su Upshow, ma lo stesso Fantozzi va fuori del campo col pallone e la rimessa sarà biancorossa. Vado ad effettuarla Darren Dei, vedete già
nel campo per destinazione, serve Kelvin Upshaw per Darren Day, che esce da un blocco, lo segue come un'ombra Forti. Darren Day a quel punto è costretto a scaricare, infatti fa così su Gracis che cerca spazio, e brutta conclusione di Andrea. Pallone per Fantozzi che va in contropiede, Fantozzi a Forte che tira da sotto e mette il suo 8° punto. Più 6 per l'Enimont, 67-61, si gioca da quasi 3 minuti il secondo tempo. Partita difficilissima per Pesaro. L'Enimont sta giocando una grande gara. Kelvin Upshaw sbaglia la conclusione da oltre la linea. Palla per Fantozzi che penetra. Sbaglia la conclusione, recupera la Scavolini. Darren Day per Gracias, bellissima accelerazione della Scavolini con Gracias che segna, e poi Carrera che frana addosso al nostro cameraman. Si rimette in piedi Carrera, Scavolini meno 4, 6-7 Enimon, 6-3 Scavolini. Fantozzi. Riccardo Baglioni, mi sembra che Scavolini sia come sempre in individuale ancora. Sì, Scavolini sta difendendo ancora uomo, purtroppo non tanto bene in questi momenti. È un pochettino distratta, anche prima si è trovata in qualche momento in affanno, specialmente in attacco. Speriamo che riesca a svegliarsi nei suoi uomini più importanti. Nel frattempo sull'anticipo su Magnifico c'è il fallo commesso da parte di Carrera, terzo fallo per Flavio Carrera. La rimessa è per la Scavolini, in attacco va Darren Day. Serve molto alto Magnifico per Kelvin Upshaw, su di lui Fantozzi, Gracias esce da un blocco, Magnifico finta il tiro da 5 metri, poi si avvicina, tira e sbaglia sul rimbalzo, alla fine va a recuperare il pallone Darren Day che tira subito e segna. Darren Day 16 punti, meno 4 ancora per la Scavolini su un Enimont che continua a fare da lepre. Joe Binion su Costa, Binion va al tiro e segna. Bel movimento di Binion, grande la sua gara, 21 punti, meritata l'inquadratura per il 29enne statunitense dell'Enimont di Livorno. Kelvin Upshaw scarica per Gracis, converge al centro Gracis. Riceve Darren Day per Magnifico in pivot basso, Magnifico si fa spazio, palla messa fuori da Alexis, se non erro, vedete l'inquadratura per il signor Montella da Napoli che sta guidando assieme al suo concittadino Baldi questo incontro. Gracias, Magnifico per Upshaw, per Day che si alza, tira e sbaglia. Fischio di Montella, fallo di, vediamo chi, di Binion, se non sbaglio, sì, fallo di Binion. Ma secondo fallo per Binion, lo deve aver visto solamente Montella, sinceramente, ha lasciato esterefatti sia i pesaresi che i livornesi. Rimessa per la Scavolini, Darren Day per Upshaw. Pubblico pesarese riprende ad incitare la squadra, riprende, un eufemismo, in effetti non ha mai terminato di incitare i propri colori. Nel frattempo Gracias sbaglia la conclusione, palla per Forti. Fantozzi, 6 punti di vantaggio per l'Enimont, 15 minuti al termine della partita. Fantozzi, si fa vedere Carrera, blocco in favore di Fantozzi, palla per Alexis che va a schiacciare. Alexis 20 punti, riesce a trovare l'Enimont sempre conclusioni razionali in questo momento sulla difesa della Scavolini. Vediamo se gli uomini di Scariolo riescono a replicare. Gracis, sta lavorando bene l'Enimont in questo inizio di secondo tempo in difesa. Magnifico, vedete, cerca di raggiungere il pallone, non riesce a trattenere. Palla per l'Enimont che ha 8 punti di vantaggio a questo punto. 8 punti di vantaggio per l'Enimont che torna in attacco, ma Fantozzi. Costa su Binion, Magnifico su Carrera, palla per Binion che da sotto va al tiro e segna ancora. Binion 23 punti, più 10 per l'Enimont. Va al tiro Upshaw e trova il canestro, 17 punti. Carrera per Forti. Ci aspettiamo la reazione della Scavolini.
Pallone per Carrera di nuovo, spinge su Magnifico, fischio di Montella, sfondamento, dice Montella di Carrera, quarto fallo per Carrera, quarto fallo per Flavio Carrera, che ha spinto su Walter Magnifico. Nel frattempo esce lo stesso Carrera, che ovviamente ha quattro falli e viene giustamente richiamato da Russo in panchina. Arriva sul rettangolo Alberto Tonut, che ha giocato bene nei minuti in cui nel primo tempo è stato in campo. Kelvin Upshow esce da un blocco Magnifico, riceve, va al tiro, Magnifico sbaglia, Darendé recupera il rimbalzo offensivo e segna il suo 18° punto. Scavolini meno 6, o se preferite più 6 per l'Enimont, che torna in attacco. Fantozzi, Tonut, Forti, Forti su Gracis, Tonut al tiro e sbaglia, rimbalzo di Day per Upshow, si posiziona la difesa dell'Enimont, Upshow sciabola in favore di Gracis, Costa Day, Day, vedete lo scontro Tonut, Magnifico, Day prende il coraggio a due mani e va a mettere il suo 20° punto. Parziale di 6-0 per la Scavolini, da meno 10 a meno 4. Frastuono al Palazzo dello Sport di Pesaro, Fantozzi su di lui, Upshow fischia l'arbitro, fallo di Upshow su Fantozzi. Secondo fallo per Kelvin Upshow. In attacco c'è l'Enimont di Livorno, va ad effettuare la rimessa il numero 12, Wendell Alexis. Joe Binion riceve. Fantozzi, pivot basso, c'è Alexis, ma la palla va dall'altra parte del campo e finisce nelle mani di Forti. Per Fantozzi dai 5 metri, tira, sbaglia, tiro corto, rimbalzo di Ario Costa. Accelera Kelvin Upshow, mette il turbo, poi scarica fuori per Gracias, per Costa, per Darren Day che chiama il pallone fragorosamente. Darren Day converge, va al tiro da sotto e sbaglia la conclusione. Rimbalzo di Binion per Fantozzi, forzato Day in questa occasione, Tonut al tiro segna. Continua l'Enimont a mantenere il suo margine di vantaggio, adesso di 6 punti. Day, Magnifico si fa vedere, non riceve, Magnifico, Palombella ben servito da Day, Magnifico 15 punti. Magnifico aveva vistosamente chiamato la palombella di Day, che poi alla fine è arrivata. Più 4 per l'Enimont che torna in attacco. Blocco di Binion per Fantozzi che non ne approfitta. Movimento in attacco per l'Enimont. Girano tutti i giocatori, poi la palla finisce a Tonut che va in penetrazione, tira, sbaglia, rimbalzo alla fine di Upshow. Vediamo Upshow. Upshow in penetrazione, trova il canestro. Come un felino Kelvin Upshow si è gettato sul pallone difensivo e poi è andato a segnare. Scavolini adesso a meno 2. Frastuono al Palasport di Pesaro. Scusate, mi sono costretto ad alzare la voce, ma davvero il chiasso è notevole. Palla per Binion che continua a giocare una partita strepitosa. 25 punti per Joe Binion. Darren Day spinge Tonut su Magnifico, l'arbitro Baldi fischia finalmente il fallo e per Tonut il terzo fallo. Cambio nella Scavolini, esce Gracis ed entra Paolo Boesso. Gracis quest'oggi, a differenza di quello che ha fatto ad Ortez, non porta la maschera. Sapete che Gracis nella partita di Coppa contro Zara aveva subito un colpo al setto nasale, maschera che evidentemente gli dà fastidio. E nel frattempo Magnifico da 3 mette la bomba, Magnifico straordinario, mette la bomba, 18 punti, riporta meno 1 alla sua squadra. Dieci minuti e mezzo al termine della partita. Fantozzi, blocco di Tonut, Fantozzi trova il varco, gli ruba il pallone Upshow, ma Baldi di Napoli vede il fallo della difesa Scavolini. Lo stesso Upshow ha commesso fallo a detta di Baldi. Per Kelvin il terzo fallo, vedete Upshow, no, e beh, questo due tiri non deve essere, non è possibile, non era assolutamente in terzo tempo Fantozzi, almeno così ci sembra di ricordare. Comunque l'arbitro decide per i liberi a Fantozzi, mette dentro il primo, decimo punto per lui,
Fantozzi segna anche questo, 11 punti più 3 per l'Enimont, 81-78, 10 minuti e 20 al termine della partita. Queste riprese vi sono confezionate dall'unità esterna mobile di Galassia TV, cameraman Fabrizio Dubini, Oscar Gabbani e Marzio Bertuccioli, mentre Boesso va al tiro da 3 e sbaglia, il pallone lo beffa, pallone a Fantozzi, su di lui Upshow, cerca di rubare il pallone, poi il tiro è corto, il recupero è della Scavolini, Upshow accelera, prende d'infilata la difesa avversaria e segna un grande canestro. Kevin Upshow, 21 punti. Riccardo Baglioli, eravamo un attimino scettici sulla partita di Upshow, invece sta giocando in maniera strepitosa. Sta rispondendo alla grande in una situazione estremamente difficile. Insieme a lui sta giocando una grandissima partita nonostante le condizioni fisiche che tutti conosciamo, Walter, magnifico, che sta giocando veramente una grandissima partita in questo secondo tempo, cercando sempre di prendere posizione, di chiamare palla. Adesso gli hanno fischiato un fallo incredibile perché non era sulla palla. Per cui... Beh, sul pallone mi sembrava sinceramente che era Darren Day, gli arbitri invece hanno segnalato al tavolo, se non sbaglio, magnifico. Beh, il fallo era sull'azione, c'era solamente Day, gli arbitri invece hanno segnalato al tavolo il numero 6 di Magnifico. È Magnifico al quarto fallo, questo è grave. Alexis, 21esimo punto, altro libero per lui. C'è stata la pronta contestazione della panchina della Scavolini al tavolo, ma gli arbitri avevano segnalato il fallo di Magnifico, mentre sull'azione c'era solamente Day. Enimont 83, 80 Scavolini. Darren Day apre per Boesso, su di lui chiude Tonut. Boesso forza il tiro e trova il canestro. Boesso, canestro trovato, 10° punto. 83-82, partita elettrizzante, bellissima. Si respira già un'aria da playoff. Sono queste le partite così tirate che piacciono a tutti gli appassionati e che è un piacere commentare e che tutto sommato riavvicinano tutti al basket. Kelvin Upshow forza la conclusione, sbaglia il tiro. Fantozzi, palla Binion, Binion in pivot basso, riapre per Fantozzi, Costa su Binion, vedete, palla sciabolata a Forte che va al tiro da 3, sbaglia sul rimbalzo, alla fine va Darren Day, può andare in contropiede alla Scavolini, 2 contro 1, Darren Day per Boesso, fischio di Montella, canestro valido e fallo, 12° punto per Boesso. Poi fallo viene fischiato a Forte che è caduto su questa incursione di Boesso e adesso c'è il minuto di sospensione sull'84 Scavolini, 83 Enimont, 8-14 al termine della 8-14 al termine della partita. Riccardo, grande reazione della Scavolini, sotto di 10 punti attorno al 15°, adesso siamo in vantaggio di nuovo. Avevamo chiesto una reazione da parte degli uomini più importanti della Scavolini e questa è puntualmente arrivata. Scavolini ha stretto i denti, è riuscita a rientrare in questo momento un parziale credo di 10-11-0. Il problema grosso della Scavolini finora dall'inizio della partita è quello di non riuscire a contenere Binion che sta veramente facendo la differenza. Terminato il minuto di sospensione, si riprende con Boesso al tiro libero aggiuntivo. Paolo Boesso, eccolo, vedete, 29enne nato ad Udine, passato per Varese, poi 5 anni a Pavia e quest'anno arrivato a Pesaro. Mette il libero aggiuntivo per Boesso, il 13° punto. Ed è il più 2 per la Scavolini, 85-83. Con un parziale di 20-8, dal meno 10 al più 2. Tonut, la regia è sempre di Paolo Giulianto, ovviamente. Chi vi parla dal Palasport di Pesaro è Michele Zavagnini. Nel frattempo
dall'angolo, dalla sua posizione preferita. Forti mette il decimo punto. 85 pari. Con ogni probabilità assisteremo ad un finale al Cardio Palma lottato punto a punto. Darren Day si alza e mette 22 punti. Più due per la Scavolini. Tornano in attacco i Labronici, indomiti, stanno giocando una grande partita. Da grande squadra quale sono? Qui a Pesaro. Joe Binion. Fantozzi da tre. Sbaglia, rimbalzo d'attacco ancora di un Binion inarrestabile. Fantastica la partita di Joe Binion, ancora un rimbalzo d'attacco. Subisce il secondo fallo di Boesso. Joe Binion 25 punti. Grandissima consistenza in attacco e in difesa. Grande presenza sotto i tabelloni. Partita monstra per il numero 15 dell'Enimont, che sbaglia per il libero. Sbaglia anche il secondo libero Binion. Viene ovviamente accolto dall'esultanza del pubblico pesarese, che con il cuore in mano continua a seguire queste fasi di incontro. Blocco di Costa per Apcio, che viene poi a scaricare per Costa, per Boesso da tre. E sbaglia la conclusione, ma c'è Day appostato in tap-in. 24esimo punto per Darren Keith Day. Più 4 Scavolini. Forti. Scarica per Alexis, fallo di Day che arriva da dietro. Giustamente rilevato dall'arbitro, secondo fallo di Darren Day su Alexis che stava tirando colpo sicuro da sotto. Cambio chiamato da Andy Russo, head coach dell'Enimont, esce il numero 20 Andrea Forti e ritorna Simone Lottici, utilizzato per tantissimi minuti in cabina di regia nel corso del primo tempo. Ecco in lunetta Wendell Alexis, 26 anni, 2,04 m. Mette il primo libero, 23 punti. 24. 49 degli 87 punti dell'Enimont messi a segno dai due statunitensi. 24 Alexis, 25 Binion. Kelvin Upshaw. Esce da un blocco Day e riceve, su di lui c'è Lottici, vedete, non gli lascia un centimetro, forse anche falloso il marcamento di Lottici. Darren Day se ne infischia e col suo jump shot mortifero segna il suo 26esimo punto. Più 4 Scavolini, 91-87. Binion per Lottici al tiro da tre, sbaglia sul rimbalzo, lotta Darren Day, recupera il pallone, lancia su Boesso. Palla lunga di quel poco che basta per non farla raggiungere a Boesso. Cambio Enimont, Andy Russo richiama Tonutte, rimanda invece Flavio Carrera. Con 4 punti da recuperare la squadra labronica torna in offensiva. Fantozzi sulla sinistra, blocco di Carrera, tiro da tre di Fantozzi che va dentro. È la seconda bomba per Fantozzi, 14esimo punto. 91 Scavolini, 90 Enimont. Kelvin Upshaw da Chicago. Si fa vedere Day, spinto da Lottici, fallo. D'altra parte Baldi di Napoli era proprio lì a un metro. Non poteva non osservare Lottici, vedete inquadrato, commettere fallo su Day. Per Simone Lottici è il terzo fallo. Sesto fallo di squadra dell'Enimont, mentre la Scavolini ha 5 falli di squadra nel secondo tempo. Zampolini, Upshaw, alla sua seconda partita in maglia pesarese. Darren Day, su di lui Alexis. Darren Day andrà ancora probabilmente all'uno contro uno, sta per perdere il pallone, poi sulla palla arriva anche Lottici, si accartocciano sulla sfera tutti e due, e ci sarà il salto a due tra Day e Lottici. Sergio Scariolo ripropone sul rettangolo di gioco Walter Magnifico, che ripeto ha 4 falli, e viene richiamato Zampolini, che per un'incompressione arbitrale, Magnifico ha 4 falli perché in precedenza il fallo che è stato poi dato quarto
Ah, magnifico, era in realtà di Day. Upshaw recupera il rimbalzo, poi perde il pallone, alla fine la palla è ancora di Day che va a subire il fallo di Lottici. Confusissima e battagliatissima azione nel quarto difensivo dell'Enimont. Alla fine vediamo il fallo di Lottici, l'Enimont termina la franchigia e la rimessa è per la Scavolini. Un punto di vantaggio Scavolini, 91-90, 5 minuti e 5 secondi al termine dell'incontro. Paolo Boesso, fischio di Baldi, fallo di Lottici, dovrebbe essere il suo quinto fallo. Sì, è così, quinto fallo per Simone Lottici, che nel giro di 2 minuti ha commesso il terzo, il quarto e il quinto fallo. E così mestamente Simone Lottici, dandosi il cambio a Conforti, va in panchina. Mentre vedete inquadrato Darwin Lewis Cook, che con un elegantissimo abito scamosciato segue le partite dei suoi compagni di squadra nervosamente dalla panchina. Per Darwin Cook si parla di ancora un paio di settimane prima di tornare con la Scavolini. C'è da dire comunque che il suo sostituto Calvin Upshaw non sta assolutamente tradendo le attese, invece Calvin Upshaw ha segnato fino a questo momento 21 punti e sta dando una notevole carica alla squadra biancorossa. Boesso, vedete inquadrato, mette il primo libero ed anche il secondo, 15° punto per lui. Scavolini più 3, 93 Scavolini, 90 Enimont Livorno, 5 minuti al termine. Ci apprestiamo a vivere le ultime appassionanti fasi di questa splendida partita. E trova Alexis il canestro. Alexis 26 punti. Riporta meno 1 alla sua squadra. Calvin Upshaw. Cerca spazio, magnifico, fallo in attacco, magnifico. Fallo in attacco a magnifico su Carrera, magnifico, cercava spazio, Carrera si è spostato lateralmente, l'arbitro Montella di Napoli ha fischiato il fallo a magnifico, il quinto fallo, poi sulle proteste di magnifico, vedete il tecnico allo stesso giocatore, vedete magnifico che segue Montella e il quinto fallo di magnifico, viene invitato a tornare in panchina, tecnico a Walter Magnifico, peccato. Tecnico a Walter Magnifico, che sinceramente quando Montella gli ha fischiato il fallo non protestava più, stava andando in panchina, e proprio mentre Magnifico di spalla andava in panchina l'arbitro da dietro gli ha fischiato il tecnico. Fantozzi, 2 tiri liberi, sbaglia il primo, altro libero per Fantozzi, e poi i Labronici avranno il pallone al centro campo. Realizza questo 15° punto per il playmaker livornese. 93 pari, 4 minuti e mezzo al termine. Palla all'Enimont, blocco di Binion per Fantozzi. A mio avviso c'erano 3 secondi di Alexis che adesso esce dall'area. Pallone a Binion che subisce il fallo di Zampolini. Riccardo Badioli, Joe Binion continua a essere la spina nel fianco della difesa della Scavolini. Binion ha una capacità di giocare uno contro uno contro qualsiasi avversario che fa veramente impressione. Poi ha una reattività incredibile, perché dopo che ha tirato è già pronto lì per prendere il suo eventuale rimbalzo. E sta veramente facendo la partita in questi minuti importanti. 27 punti per Binion, più 2 per l'Enimont. 4 minuti e 6 secondi al termine. Upshaw per Boesso. Boesso in penetrazione, gli porta via il pallone Carrera, poi sbaglia completamente l'appoggio in favore di Forti e la palla torna alla Scavolini. Upshaw, nuova opportunità offensiva per i biancorossi di Scariolo. Upshaw al tiro da 3, corto. Corto il tiro di Upshaw. 3 minuti e 45 al termine, 2 punti di vantaggio Enimont. Palloni decisivi questi che le due formazioni stanno giocando. Fantozzi per Forti. Forti al tiro da 3, segna. Bomba importantissima per l'Enimont. 13° punto per Forti. Più 5 Enimont. Upshaw
per Day. Si fa vedere Ario Costa in pivot basso da Rendee, vediamo uno contro uno probabilmente, ma c'è il fallo fischiato a Carrera. Quinto fallo a Carrera. Quinto fallo a Flavio Carrera. Nell'Enimont rientra Tornut. Così dopo Magnifico anche Carrera va in panchina anzitempo. Darren Day 1 più 1, silenzio al Palasport di Pesaro. Sbaglia il libero e si gioca. Andy Monti in attacco con 5 punti di vantaggio, Fantozzi. Tre minuti al termine, Binion lo attende Costa, Binion si gira e segna ancora, Binion 29 punti. Più 7 adesso per l'Enimon, 100 a 93. Upshow si scontra con Boesso, palla per Zampolini, per Boesso ancora, bisogna tirare da 3, Boesso va al tiro da 3, sbaglia ma subisce il fallo di Forti, per Forti al quarto fallo. E ci sarà in lunetta Paolo Boesso per 3 tiri liberi, adesso c'è il minuto di sospensione chiesto da Sergio Scariolo, head coach della Scavolini. 2 e 37 al termine della partita. 100 Enimont, 93 Scavolini. Probabilmente la svolta della partita l'abbiamo avuta quando Magnifico ha commesso il quinto fallo e poi l'arbitro gli ha dato il tecnico, è stata un'azione che ha costato alla Scavolini 3 punti. Quello che è strano, Riccardo Badioli, non vogliamo parlare degli arbitri, però è strano che perché Magnifico proprio mentre con calma stava per andare in panchina, l'arbitro da dietro gli ha fischiato il tecnico, ci ha lasciato un po' stare fa. Non lo so, forse qualcuno dei due ha voluto l'ultima parola su quello che era successo. Mi è sembrato forse eccessivo perché in una partita dove non mi pare che il clima fosse accesissimo, l'arbitro ha ritenuto diciamo opportuno fischiare questo tecnico a Walter, che francamente pesa molto visto nel momento in cui è stato affibbiato, per cui sai, bisogna sempre stare molto attenti. Boesso mette i due liberi, ne ha un terzo, segna anche questo Boesso, 18 punti. Più 4 per l'Enimont, 2 minuti e mezzo al termine. Si giocano i palloni decisivi per l'assegnazione di questi 2 punti in classifica. Fantozzi. Palla per Binion. Vediamo Binion contro Costa, pallone dentro ad Alexis, palla fuori. Baldi dice che la rimessa è per i livornesi. Va ad effettuarla Alexis. Binion, 2-14 al termine, Binion scarica a Fantozzi che va al tiro da 3, è la bomba probabilmente decisiva per l'Enimont, bomba per Fantozzi. Kelvin Upshow si infila in area, poi esce, Upshow per Boesso, finta il tiro da 3, poi lo effettua e sbaglia, e il pallone ancora comunque dalla Scavolini con Upshow che tira e segna il suo 23esimo punto, 1 minuto e 45 al termine, 5 punti di vantaggio Enimont, Fantozzi per Alexis, l'Enimont nonostante il pressing della Scavolini riesce a superarla a metà campo, pallone a Fantozzi, fallo di Boesso, terzo fallo per Boesso, ecco Giovanni Montella da Napoli. L'Enimont ovviamente sceglie di effettuare la rimessa da centrocampo, la effettua Alexis per Binion, 1 minuto e 28 al termine, 5 punti di vantaggio Enimont, Binion scarica per Forti, Binion scarica ad Alexis che va al tiro e segna, Alexis 28 punti, più 7 per l'Enimont.
Ancora Upshow, forza, sbaglia. Un minuto esatto al termine della partita. 7 punti di vantaggio Enimont. Ho l'impressione che i 2 punti in classifica a questo punto siano già assegnati. Servirebbe una serie di recuperi difensivi per la Scavolini a questo punto. Alexis per Fantozzi. 40 secondi al termine. Fantozzi va in penetrazione, subisce il fallo di Gracis. Secondo fallo per Gracis. Si riprenderà con i tiri liberi per Alessandro Fantozzi. Per Fantozzi è il 19° punto. Fantozzi mette anche il 20°, 37 secondi al termine. Più 9 per l'Enimon, 107-98. Darren Day si alza e tira da 3 punti per Day, 29° punto. Day recupera ancora, 31 punti, meno 4 per la Scavolini, 22 secondi al termine. Cetonut libero in attacco, va a schiacciare l'11° punto, 16 secondi al termine, più 6 per l'Enimon. Tapshow tira da 3 e sbaglia, recupera Binion, 10 secondi al termine. Binion dentro a Tonut che segna il suo 13°, 1 secondo al termine, finisce la partita con la vittoria dell'Enimont, tutto sommato meritata, su una Scavolini che comunque non ha lasciato niente di intentato. Guardiamo i tabellini prima di chiudere. Per la Scavolini Gracie 7, Magnifico 18, Day 31, Upshow 23, Costa 6, Boesso 18, per l'Enimont di Livorno Fantozzi 20, Alexis 28, Carrera 8, Binion 29, Forti 13, Tonut 13. Chiudo prima di darvi appuntamento al prossimo appuntamento della Scavolini in Coppa Corac contro la Juventud di Badalona. A Pesaro Enimont batte Scavolini 111-103. Arrivederci, a risentirci da Michele Zavagnini e da Galassia TV. Questo programma è realizzato in collaborazione con Enimont.